conoscere Arrigo Sacchi, che stasera darà le convocazioni. Tu hai segnato un gol, hai salvato un altro gol sulla linea. Complessivamente, che prova pensi di aver offerto al commissario tecnico, che potrebbe anche chiamarti? Vabbè, personalmente non sono soddisfatto della mia prestazione, soprattutto perché una partita come oggi serviva il mio contributo in fase difensiva, che non c'è stato. Per il gol sicuramente è il mio primo gol in Serie A, quindi non posso che essere contento, soprattutto perché è arrivato in un momento in cui serviva, in cui la squadra poi poteva gestire la partita. Al di là delle decisioni di Arrigo Sacchi, Damiano Tommasi ha già meritato la maglia azzurra della serietà e dell'umiltà, doti che il CT, presente oggi in tribuna a Reggio Emilia per osservare anche Carboni e Di Biagio, ha sempre mostrato di apprezzare. Il gol del giovane centrocampista, che sfruttava al meglio un cross da sinistra di Fonseca, pareva essere il miglior viatico per una Roma che aveva davanti a sé 85 minuti in cui sfruttare spazi ampi per Balbo ed il suo gemello uruguaiano. Ma la squadra giallorossa reggeva solo per un quarto d'ora il pressing asfissiante della Reggiana, squadra che anche oggi ha mostrato di meritare ben più dei due punti raccolti finora in classifica. Gli uomini di Lucescu, che pure aveva scelto uno schieramento prudente con il solo Tovalieri di punta, cominciavano a conquistare terreno. Schenardi provava a travestirsi da Mancini, vero incubo che ha turbato i sonni di Annoni per l'intera settimana, ma sfiorava solamente il palo. Il morso del cobra Tovalieri sembrava mortale, ma Tommasi, appostato sulla linea, aveva l'antidoto giusto per evitare la capitolazione. E quando nulla potevano difensori e portiere giallorosso, era all'incrocio dei pali a negare a Carbone un pareggio che la Reggiana stava ampiamente meritando. La prima frazione si chiudeva con altre due conclusioni di Tovalieri, che purtroppo solo in attacco creava continui grattacapi alla difesa romanista, poco protetta dal filtro di centrocampo. Per concretizzare tanta mole di gioco occorreva ovviamente una seconda punta e Lucescu a mezz'ora dal termine inseriva Valencia. Per le ferrovie italiane si sa non è un buon momento, ma il colombiano, soprannominato El Tren al suo paese, trovava subito il binario giusto della partita, prima facendo correre un lungo brivido sulla schiena di Sterkele, poi cogliendo il meritato pareggio al termine di un'azione nata da un pasticcio in disimpegno della difesa romanista e forse viziata da una posizione di fuorigioco in partenza del marcatore. Ma nessuno tra i giallorossi recriminava troppo, anche perché, alla fine, quello colto dalla Roma allo stadio Giglio era davvero un punto guadagnato soffrendo fino agli ultimi minuti, in cui prima Schenardi e poi Grun sfioravano la rete della vittoria. Negli spogliatoi nessuno dei due tecnici, sia pur per motivi opposti, poteva dirsi soddisfatto. Noi abbiamo avuto del problema quando loro sono pressato tanto alto, e abbiamo difficoltà per andare in avanti. Ma io credo che è normale contro una squadra che deve andare a cercare il pareggio. Problemi la Roma li ha sempre, o almeno l'ha avuto nelle ultime due partite, sul lato destro della sua difesa. Non so, io non posso parlare di quello. Io sono tranquillo perché sono Tommasi Annoni fa il lavoro che deve fare. È una partita da vincere assolutamente. Le occasioni di gol che abbiamo creato, il gioco che abbiamo espresso, la costante pressione che abbiamo esercitato sulla Roma doveva darci questa soddisfazione di vincere la partita. Questo gioco espresso fino a questo momento deve produrre